È il giorno il quale celebriamo tutte le famiglie e preghiamo per loro in compagnia della Beata Famiglia Beltrame Quattrocchi. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Oggi vogliamo pubblicare sul nostro e vostro canale preferito una preghiera per tutte le famiglie, ma proprio tutte, comprese le nostre, quelle dei nostri amici, quelle che sono divise. Possa l'intercessione della Beata Famiglia Beltrame Quattrocchi intercedere per tutti. I coniugi Beltrame Quattrocchi, una storia d'amore. Una vita ordinaria, vissuta in modo straordinario, è stata quella di Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini, i primi sposi ad essere beatificati come coppia da San Giovanni Paolo II. Le loro date di culto per la Chiesa Universale sono separate e cadono nei giorni 26 agosto Maria e 9 novembre Luigi, mentre la diocesi di Roma li commemora il 25 novembre, anniversario del loro matrimonio. Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini sono stati due coniugi e genitori che nella loro ordinarietà hanno cercato di essere fedeli al Vangelo e di nutrirsi della Santa Eucaristia. Essere genitori è una missione che Luigi e Maria portano avanti affidandosi alla provvidenza e al Sacro Cuore di Gesù. Ogni giorno la partecipazione alla messa, la recita serale del rosario, l'adorazione notturna. Cari amici, la vostra presenza qui è per noi motivo di grande gratitudine e il vostro costante sostegno ci spinge a continuare a condividere queste esperienze spirituali. La giornata odierna ci rammenta invece che la famiglia è il centro vitale della società e dobbiamo impegnarci a sostenere tutte le famiglie. Oggi lo facciamo con la preghiera. Auguriamo a ognuno di voi una preghiera significativa ed arricchente, colma di pace e di speranza. Preghiera per l'intercessione di Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Signore Gesù, tu hai chiamato i beati Luigi e Maria, sposi e genitori secondo il tuo cuore, a vivere giorno dopo giorno nel contesto del mondo presente la grazia santificatrice del sacramento nuziale, scalando insieme anche nel rischio le vette della perfezione cristiana. Tu, che con la tua presenza consacrasti l'amore di Maria e Giuseppe e santificasti le dimore di Cana e di Betania, imprimendo sulla famiglia umana il divino sigillo dell'amore del Padre, fa che la luminosa testimonianza e l'amorevole intercessione di questi due sposi concorrano, con l'aiuto della Vergine Madre, a consolidare la perseveranza delle famiglie cristiane che ti seguono nel cammino iniziato ai piedi dell'altare, a pervadere della tua presenza le giovani coppie impegnate a colmare di te le anfore del loro focolare, ad aprirle riconoscenti al dono divino della fertilità, consapevoli della vocazione a formare con te qui sulla terra i futuri cittadini del cielo, a recuperare ai valori del Vangelo le famiglie e le persone in difficoltà. Donaci la gioia santa di tendere senza compromessi alle vette di santità, a cui ciascuno fin dall'eternità
è stato chiamato dall'amore misericordioso del Padre tuo. Ora, in silenzio, ti preghiamo per qualche famiglia in particolare che tu conosci. Amen, 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 alleluia. Grazie, cari fratelli e sorelle, per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e l'intercessione della famiglia Beltrame Quattrocchi non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Arrivederci a tutti, al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica.